Buongiorno signori, questo è ufficialmente il primo giro più lungo di 5 km che facciamo con la nuova mottina. Abbiamo un MT full power purtroppo che ci darà merda. E boh, stiamo andando a fare un giretto così easy come quelli che facevo in RS, solo che abbiamo un'altra moto che non è un RS, evidentemente. Il colore è quasi uguale però. Ricordo che la mia è ancora depotenziata, quindi praticamente non va una mia 50 cavalli. Che bellino era quello. Comunque questa moto, anche se è depotenziata, ho il consumo diretto e adesso siamo a 27 km con un litro. Appena apro scende a 10. Se vado tranquillo sale anche a 35-40, ma non è possibile. Come vedete l'MT va un pochino. E mi ricordo l'MT andava a un bordello anche da depotenziata, ma perché quello è il modello vecchio, no? Non ha niente di centralina di depotenziamento, è solo un cazzo di cavo che non si apre, cioè la manopola che non apre tutto. Infatti va un botto sia da depotenziata che da ripotenziata. La mia, ahimè, ha il depotenziamento sia all'aspirazione che la centralina. Comunque assicuro che comunque è una bella moto per turismo, se non avete gente che vuole tirare tipo il signore davanti, che poi vi deve aspettare lì, però sono sbatti. Però se andate in giro normalmente non ha alcun tipo di problema. Come potenza in giro. Perché quando apri la senti che apre, perché. Non c'è posto! Ciao ragazzi! Allora, il mio parcheggio è il più bello. Ne ho presi tre. Non uno, non due, tre ne ho presi. Che ha toccato col cavalletto. Io non ho toccato niente perché non ho sentito rumori strani, ma ho piegato neanche tanto. Sì, tanto. Boom, l'abbiamo perso perché io qua non ce la farò mai a superare. A posto. Se tu sbagli in quella strada vai un po' dritto, che c'è la differenza di asfalto, lì c'è lo scalino. Se sbagli a prenderlo voli giù, mori. Boh. Sì, ma dai, ma non piega niente. Vabbè, sono nuove magari. V2. No, è un insulto, questo è un insulto. Foto. Ma dove è andato? In tangenziale? Foto, smerdarlo. È andato in autostrada questo qua. Sì, come cazzo fai? Via, via, andiamo via. Andiamo via, via da questo scemo. Non so dove stiamo andando, però vabbè. C'erano due curve per macchine,
Allora, buongiorno signori, questa è la prova 0 a 100 di un CB650R, vuol dire racing, no? Però depotenziato, perché chi è lo stupido che lo prende depotenziato? Io, ovviamente, per adesso. Quindi siamo in una strada isolata, ovviamente. Dato che comunque veniamo da un RS125, non è che cambierà molto, perché abbiamo 48 cavalli. Qualche secondo lo togliamo dall'RS, spero, se no la prendo e la lancio. La mia, io che ho fatto con la mia, mi pare che avevo fatto 6,5, 6, boh, non mi ricordo. Vediamo quanto fa questo. Solo che con questa, se sbaglio a partire, mi ribalto, secondo me. Molto bene. C'è da provare. Eh? Vado di là perché di qua ci ammazziamo. Vengo lì a vederti che cadi. Bene, a posto. Il potenziamento di questa moto è abbastanza potenza, nel senso che porca troia, si è limitata. Quella invece aveva solo un cavo di gas di merda. Tutto bello bagnato, schifoso. Ci arrivo sicuro a 100. Sai che se c'è il sabbiolino, vabbè, c'è il traction, però vabbè. Devi farti comunque il video anche se non lo metti, però aspetta. Va bene. Anzi, mi sa che mi fermo 2 o 3 volte per provare. Stai già facendo il video, vabbè. Proviamoci, dai. Ho sfrizionato un po' troppo, però si riprova al contrario adesso. Secondo me siamo sui 5 e 5, tipo, qualcosa di simile. Comunque va, posso dire che va. Sì. Tiri tutta la prima cosa. La prima si sente proprio che non va su di giri. Ma strafigo il video, si sente pure una scoppiettio. Aspetta, sentiamo allora. Ma no, al cambio. Hai visto? Che botto hai tirato allora? Fa un botto della madonna al cambio. Meglio, meglio, dico in giro che lo scoppiettino, a posto. Più o meno credo di essere sui 5 secondi o qualcosa. 6, to. 6 no, perché l'RS faceva 6. Però sfriziono un po' troppo. Devo provare a lasciarla più velocemente, ma poi mi ribalto. Credo che abbiamo abbastanza dati. Ora faccio l'ultima. Per lo 0 a 100 ci siamo. Per la velocità massima non so se lo faccio, perché non va molto più dell'RS, eh. Però comunque boh. Facciamo l'ultimo 0 a 100, perché poi si surriscalda, poverino. Basta ragazzi. Ovviamente la moto è stata rodata. Sul libretto c'è scritto 500 km di rodaggio e ne ho fatti 600, quindi sono a posto ragazzi.